meglio proseguire a piedi. Los, schnappen wir uns diese... Cosa succede qui? Che ci fanno i soldati? È pericoloso, lo so, ma voglio seguirli e capire cosa sta succedendo. Amico mio, cosa ti hanno fatto? Il tuo fazzoletto era la tua fede. Che mi resti almeno questo di te. Cara Giulia, ti stupisci se non penso che tu sia morta. Tutti ti chiamano Marta ora, giusto? Vi conosco troppo bene. Non capisco come facciano gli altri a non riconoscere.
conoscervi, neppure tua madre e tuo padre. Marta non c'è più. Non riesco a fare. Hai sparato a una ragazza, imbecille! Oh merda! E adesso che facciamo? Guarda cos'ha al collo! È una di loro! Andava fatto! È la figlia di RSK, idiota! La fidanzata di questo disgraziato! Siamo nella merda! Andiamo via, subito! Ma è ancora viva! Sta morendo. È già morta. Guarda dove l'hai colpita. Corriamo, o siamo morti anche noi! Sto morendo, pensai. Ma stranamente non ebbi paura, anzi, mi sentivo quasi sollevata. Quando ritornai, mi trovai ancora una volta nel mezzo di un brutto sogno, di cui, in quel momento, non compresi affatto il significato premonitore. Sorelle erano destinate a morire. Giulia per prima e pochi giorni dopo.
Marta. Quando andai a prendere Giulia, trovai due gemelle identiche, impossibili da distinguere. Mi chiesero che cosa volessi da loro, dal momento che erano così giovani. «Giulia deve seguirmi», dissi. Ma loro dichiararono entrambe di essere Marta. Spiegai che di lì a poco anche Marta sarebbe morta. E quel gioco era inutile. Io avevo molto da fare. C'era la guerra. Ma loro non si diedero per vinte e continuarono a domandare. «Possiamo seguirti insieme?» «No, impossibile». «È sicuro che anche Marta morirà?» «No, nulla è certo in tempo di guerra». «E se ti seguisse quella sbagliata?» «Allora avreste ingannato la morte. Una morirebbe ingiustamente. L'altra rimanderebbe il suo appuntamento per molto tempo». Discussero a lungo, quindi si abbracciarono e una venne verso di me guardandomi con piglio deciso, quasi minaccioso. Immaginai che si trattasse di Marta, che si sacrificava per donare una lunga vita alla sorella. Ma io avrei svelato l'inganno. Nessuno mente mentre guarda in faccia la propria morte. Le chiesi quindi quale fosse stata la loro scelta. «Abbiamo sorteggiato lanciando un medaglione», disse tranquilla. Si erano affidati al fato. Che ingenue. Non sapevano che il fato ha sì le sue regole, ma è mio alleato. Non avrebbe mai permesso che mi seguisse la ragazza sbagliata. Il mio lavoro era compiuto. Quel medaglione però aveva inciso su entrambi i lati lo stesso nome, il nome di Marta. Avevo supposto bene, ma loro erano state dannatamente astute e avevano ingannato sia me che il fato. Rimetterò le cose al loro posto in qualche modo, questo è certo, e renderò infine al fato la sua benda. Oh, che dolore. Fatico a respirare. Oggi c'è la cerimonia. Serve un vestito adatto. Vorrei passare qualche momento con mia sorella, io e lei, prima che arrivi la gente per la cerimonia, prima che la portino via.
La tata mi verrà presto a trovare. Non c'è la mia borsa. Il mio diario. La lettera di Lapo che non ho finito di leggere. Come sta mia figlia? Mi dia solo buone notizie, dottore. La prego. È un miracolo che sia viva, Eric. Ma sta bene. Il proiettile è passato accanto al cuore ed è uscito dal petto senza toccare i polmoni, la spina dorsale o il cuore. Poteva rimanere paralizzata o morire. Ma sta bene, per fortuna. L'ho visitata a fondo. Non ha perso neppure troppo sangue. Siete stati fortunati, se così si può dire. Fortuna che Irene sia andata a fare una passeggiata nel bosco, altrimenti... Altrimenti si sarebbe dissanguata, sì. Non so cosa dire. Tutto questo è... È troppo. Morte, sofferenza, nient'altro. Non deve preoccuparsi, Eric. È giovane. Si riprenderà in fretta. Io comunque sarò qui tutto il giorno. La ringrazio, dottore, per tutto. Continuiamo a parlare mentre andiamo a prendere mia moglie al cimitero. Le dispiace? La seguo. Sa, i preparativi per la cerimonia nella chiesetta. Irene vuole che sia tutto perfetto. È il suo modo di non fermarsi a pensare a questa tragedia. È una donna che ha sofferto tanto. Troppo, probabilmente. Sui civili alla Romola e ancora una volta sotto tiro la famiglia del generale K. Il babbo ama queste stampe di Firenze. Io le trovo un po' tristi. Il colpo di arma da fuoco sparatole alle spalle avrebbe potuto ucciderla. Solo grazie a Dio la ragazza è salva. Il movente politico antifascista appare attualmente l'unica ragione dietro a tanta codardia. Generale Eric K. Nuove regole sul coprifuoco e comportamento delle donne. Comando tedesco di San Vincenzo a Torri. Numero di telefono 1185.
a non riconoscervi. Neppure tua madre e tuo padre. Marta non c'è più. Non riesco a farmene una ragione. Devo rimanere nascosto e non posso correre da te come vorrei. Per stringerti forte e piangere insieme. Nessuna parola. Solo essere vicini. Possiamo incontrarci nella stalla questa notte. Farò di tutto per essere lì attorno a mezzanotte. Non allarmarti, ma se le cose dovessero mettersi male, ti prego, ricordati questo numero. 6934. Sapeva di essere in serio pericolo. Ma la lettera? L'avevo in mano quando i soldati sono scappati. Mi ha trovato la mamma. Ma se lei l'avesse letta... Lei odia l'apo. E poi adesso saprebbe chi sono. No, no. Probabilmente mi avrebbe lasciata lì a morire. Meglio nessuna figlia che quella sbagliata. Prima di perdere i sensi, devo averla rimessa nella borsa. Non c'è altra spiegazione. Tentato omicidio alla Romola. Dopo l'omicidio di Giulia Cappa, è oggi la sorella gemella a essere vittima di un nuovo tentativo di omicidio. Lo stato di salute della giovane, ritrovata dalle truppe tedesche, non desta preoccupazioni. Il movente politico è sempre più chiaro. Ma non è andata così. È tutto sbagliato. Mi ha trovato la mamma e i soldati tedeschi mi hanno sparato. Meglio tacere, probabilmente. Nessuno crede mai alla verità. Tentato omicidio alla Romola. Dopo l'omicidio di Giulia Cappa, è oggi la sorella gemella a essere vittima di un nuovo tentativo di omicidio. Lo stato di salute della giovane, ritrovata dalle truppe tedesche, non desta preoccupazioni. Il movente politico è sempre più chiaro. Anche a Firenze la guerra incomincia a farsi sentire. I prodotti cominciano a mancare. Il pane basterà ancora per qualche giorno. I prezzi salgono vertiginosamente. La carne si trova a 100-140 lire al chilo. Il gas è stato tolto, manca il carbone. Battaglia di Toscana. Le operazioni germaniche nella zona di Livorno. Violentissimi combattimenti nelle strade della città. Ordinanza. Divieto di circolazione delle biciclette. Negli ultimi giorni i ciclisti hanno nuovamente sparato nella pubblica via contro appartenenti delle forze armate italiane e contro civili. I contravventori saranno puniti a termine della legge marziale germanica.
Mi serviranno le forbici quando sarò lì. 3. Serve un oggetto di collegamento tra il suo mondo e il mio. Non so cosa fare. Qualcosa mi verrà in mente quando meno me lo aspetto, ne sono certa. 4. Per comunicare con lei dovrò usare i miei tarocchi. Incontrerò la dama sull'isola dove venne giustiziato il suo amante. Con chi parlo? Sono Irene K. Cos'è? Uno scherzo? Conosco bene Irene e lei non è certo Irene. Non ho ragioni per chiamare il comando del babbo. La macchina da cucire della mamma. Ha imparato a cucire perché nessun sarto la soddisfaceva.
La foto si è bruciata. È da buttare. Un carro armato tedesco sulla strada che va in paese. Il babbo avrà chiesto un presidio dopo tutto quello che è successo. Dovrei segnalarne la posizione via telegrafo. Questo cavo va verso casa. Quest'altro prosegue e quindi dovrebbe essere quello giusto. Adesso non resta che raggiungere il telegrafo nella stalla. Il telegrafo deve essere nascosto in questi contenitori per il mangime. Devo iniziare ogni messaggio con la parola in codice, paese in fiamme. Poi, il carro armato. Era sulla strada, quella vicino a casa. Devo scrivere qualcosa del genere, immagino.
va aggiunto passo alla fine per far capire che ho finito. Devo iniziare ogni messaggio con la parola in codice, paese in fiamme. Poi...
Va aggiunto passo alla fine per far capire che ho finito.